Questo Sassuolo-Como lunch match che chiude il campionato delle squadre di Piovani e della Fuente. Nei tre precedenti stagionali una vittoria per parte e un pareggio. Appena 15 secondi, Borini scodella così su Kubasova che prende il tempo a Orsi, fischia Rinaldi, a calcio di rigore per il Como, si presenta dal dischetto Kubasova che non segna dal 30 ottobre proprio contro il Sassuolo, calcia dritto per dritto, intercetta Lauria, oggi è la terza presenza stagionale dopo l'Onni, spazio anche per la numero 73. Sassuolo e Como sono due delle squadre che sfruttano meno le palle inattive in Serie A. Il cross di Bale, la palla al centro, colpo di testa che ha subito una deviazione, prolunga bene in direzione Borini che guarda il movimento di Kubasova, studia la giocata, Borini, Orsi, non è finita, Borini con il destro al volo, colpisce bene l'ex Roma, troppo centrale però, controlla male il pallone, si arrabbia perché il Sassuolo era uscito molto bene dai blocchi, qui Clelland in profondità per Sabatino, Sabatino il tocco sotto, salva Corenciova. Occasione per il Sassuolo con Sabatino scattato in posizione regolare. Si scaldano intanto giocatrici sia da una parte che dall'altra. Chiama lo schema Clelland. Palla sul secondo palo a cercare la testa della compagna. Poi il gol dell'1-0 nero-verde. È uno schema e arriva l'1-0 di Brignoli. In vantaggio al 36esimo il Sassuolo. Beh, uno schema perfettamente riuscito, l'ennesimo. Con il corner di Clelland arriva la torre e poi l'inserimento puntualissimo di Brignoli per la festa del Ricci. Fa giocare Rinaldi intanto. Possibilità dall'altra parte del campo con Clelland, ottimo lo stop, Clelland va a puntare Rizzone, Clelland va sul sinistro, 2-0 per il Sassuolo, Lana Clelland fa 10 il campionato e diventa la prima giocatrice nella storia del Sassuolo ad andare in doppia cifra per due stagioni consecutive. Rivediamo, punta Rizzone, va sul mancino, calcia. Si allunga il più possibile Corenciova, non ci può arrivare. Lana Clelland certifica così una seconda parte di stagione da protagonista con un grandissimo gol. Ancora possibilità per il Sassuolo. Phil Jens con il mancino sul secondo palo. Tomaselli mette giù, calcia con il destro. Palla fuori di pochissimo, c'è anche una deviazione, corner nero-verde. Mette giù Tomaselli, calcia fuori e prende il posto di Zanoli con Borini che potrebbe scalare dietro. L'ingresso in campo dell'ex Milan, Nina Stapelfeld. Ultima possibilità per il Como di segnare il suo 30esimo gol in stagione. Cavicchia, palla sul secondo palo, Lauria gli sfugge e poi la palla è dentro, arriva il gol dell'1-2 sul fischio finale, ha accorciato le distanze il Como, 30esimo gol in campionato per la squadra di Della Fuente. La punizione di Cavicchia, la mischia che si accende e sul secondo palo Bren mette dentro il gol dell'1-2, chiude con il primo gol in stagione, la classe 99, anzi Ostapelfeld. Probabilmente Stapelfeld, facciamo un check, ma se non andiamo errati è stata Nina Stapelfeld a trovare il suo primo gol in campionato dopo i 7 con la maglia del Milan, proprio all'ultimo secondo dell'ultima partita, ma vince il Sassuolo che sale a 38 punti in classifica.